Ma quanto vi piacerà additare gli errori degli altri, riconoscere gli sbagli che tutti fanno guardando, indicando col ditino, ma tu hai sbagliato, hai sbagliato. Tra i commenti, hai appena visto il trailer che è uscito qualche mese fa. Non hai visto neanche il trailer full. Sei molto disordinato su queste cose importanti. Hai sbagliato trailer, hai sbagliato trailer, qua continua, è uscito 5 mesi fa sto trailer, guardati quello grande, guarda quell'altro, perché quell'altro, ma avete magari pensato che fosse tutta una tattica per infinocchiarvi e portare fuori poi questo video che si chiama The Trailer Reaction Rises? Con questa piccola tecnica commerciale che è stata questa, avete pensato a questo? Che magari poteva essere un'idea di fare un doppio video così giusto per fare qualche simpatia in più attorno alla figura? Ci avete pensato o no? No? Bravi, perché ho sbagliato il trailer. Non lo sapevo. Infatti mi pareva un po' strano che durasse poco, però beh, adesso beccatevi altri 2 minuti della mia faccia che guarda uno schermo che voi non vedrete. Vediamo un po'. The enemy tanks have stopped. Fammi alzare. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? There are 400,000 men on this beach. Puttanata finale home practically see from here what home dell'immortacci tua home allora già so che i vostri commenti andranno a finire con oh Mattia a un certo punto hai guardato la telecamera invece di guardare il trailer e soprattutto ti sei messo a ridere a un certo punto come fai a ridere su un... perché c'è Tom Hardy che tipo Rise of Bane, no? Che si mette la maschera e vabbè, non ce la fa a far vedere la faccia di Tom Hardy una volta tanto nella vita, ma va bene, ok. Perché mi sono immaginato Tom Hardy nell'aereo, fuoco nemico. Aiuto! E poi da qui si capisce la sua avversione per gli aerei e di conseguenza la prima scena di The Dark Knight Rises del perché fa saltare un aereo, ma vabbè. Lo sapete, cazzeggio. Cazzeggio. È un trailer. Boh, tutti mi avete detto: guarda quello vero di 2 minuti. È più bello il teaser, eh? Non stiamo parlando del film, non si parla dei film quando si guardano i trailer. Io.
C'ho sonno, vado a dormire. È venerdì sera, sono le 10 quasi. E vado al... No, non vado a letto, però comincio a sistemare le cose, finisco le cose del lavoro e vado a letto. Ho perso un po' di tempo qui a cazzeggiare insieme a voi. 2 minuti e 19 del trailer. 2 minuti e 18, 2 minuti e 18, sto trailer, vabbè. È robetta, eh? Cioè, il trailer è robetta, non è che ti crea ansia, hype, insomma... Per carità, può darsi anche che lo vada a vedere sto film, perché credo che Nolan sia la mia principale fonte di guadagno sui social, per cui io probabilmente lo andrò a vedere. Ma detto questo, non mi ha trasmesso, cioè era più figo il teaser. Non so se siete della mia stessa opinione. E Home, ciao.